il professore Centozza. Diego, io sono stato fortunato a conoscerti, mi reputo veramente fortunato ad avere conosciuto un'eccellenza come la tua, davanti alla quale dobbiamo inchinarci noi che facciamo i medici ogni giorno e abbiamo l'impatto con delle problematiche che tu ci stai risolvendo. Prima impossibile era risolverle. Grazie per quello che fai per noi. Da tempo ormai il professor Centozza è noto agli addetti ai lavori, ma non solo. Già nel 2005 la prestigiosa rivista Science assegnò al professor Centozza un riconoscimento di eccezionale valore, cioè lo annoverò tra i 6 neuroscienziati al mondo, quelli che avrebbero cambiato al mondo, neuroscienziati stellari, così fu definito il professor Centozza insieme ad altri 5. E siamo nel 2005, quando avevi appena 35 anni, e la tua bravura, la tua eccezionalità è nota a tutti, perché tu sei eccellente non solo nella tua attività clinica, ma sai coniugare attività clinica con attività di ricerca di altissimo livello, come appunto poc'anzi abbiamo detto, e poi anche un'attività didattica. Attività didattica notevole, al tuo valore come scienziato aggiungi a questo anche tanta umiltà. Io sono curioso di sapere qualche cosa, cioè c'è stato qualcosa da ragazzo che in qualche maniera ha meravigliato gli altri, i tuoi amici, i tuoi fratelli? Sicuramente dovevi essere diverso un po' rispetto agli altri. Allora, prima di rispondere, permettetemi di ringraziare veramente di cuore. Ho sentito tante volte dire sono onorato, ma in realtà a essere onorato sono io. Veramente non me l'aspettavo, è una festa bellissima. Ecco, mi fa davvero piacere, dimostra il cuore, la generosità di una città e di una comunità, quella dei clinici leccesi e salentini, che insomma ho conosciuto soltanto, anch'io relativamente da poco. La mia non è una famiglia tradizionalmente di medici, quindi in effetti ero un po' al di fuori, andando via a Roma a 18 anni, poi ho perso un po' i contatti e soltanto adesso ho occasione, ho modo insomma di conoscere tanti colleghi e tanti amici. Devo dire, sono molto orgoglioso di far parte dell'associazione che seguo e a cui cerco di partecipare, davvero animata dalle migliori intenzioni, e si vedono già i risultati. Devo dire anche la popolarità e l'attività di tanti membri è davvero lodevole. Per rispondere alla tua domanda, in effetti nella mia famiglia circolano alcuni racconti che mi vorrebbero interessato fin da bambino alla cattura e alla sezione di piccoli animaletti, mosche, eccetera. Effettivamente, insomma, questo vorrebbe, nel racconto di mia madre, dei miei fratelli, vorrebbe insomma tracciare così una linea tra quell'attività e l'attività in laboratorio che svolgo adesso, quindi una curiosità che c'è stata da sempre. È vero, mi ricordo bene di episodi anche un po' scabrosi, di uccisioni di mosche posate lì mentre mangiavo a tavola, però in effetti, se posso dire, io non credo che ci sia molta connessione tra questo. Devo dire, la curiosità c'è stata, ma ho scoperto la ricerca medica lentamente. Non posso dire di aver avuto così un destino o una visione in qualche modo. È venuta per caso, ero interessato a capire qualcosa, ma all'inizio in realtà mi interessavano più le scienze, le discipline umanistiche, poi avevo pensato alla giurisprudenza, poi trovandomi a Roma ho scelto lo studio della medicina, ma devo dire è venuto un po' per caso. Noi sappiamo pure che
tuo corso di studi è stato costellato di tanti 30 e lode, di tantissimi, forse sempre 30 e lode. Tanto è vero che poi, quando ci fu la discussione della tesi di laurea, questa tesi di laurea fossi presentata in maniera eccezionale dal magnifico rettore in persona dell'Università di Roma. Allora, sì, è vero, ho fatto un corso di studi con tantissimi voti alti e tante soddisfazioni personali. Devo dire però che mi è costato, ecco, studiavo veramente tantissimo, è stata una grossa fatica, quindi non ero assolutamente in grado poi di fare molto di più. Ho fatto 6 anni di grosso impegno, questo lo dico perché insomma è importante anche per chi vorrà decidere un giorno di seguire, insomma c'è tanto sacrificio da fare. Quell'anno non entrai effettivamente in specializzazione. Non credo di aver subito un'ingiustizia, ero un po' nelle cose, però questa fu l'occasione effettivamente per cambiare, quindi andai da Roma alla Sapienza, dove mi sono laureato e dove non sono entrato in specializzazione, mi sono spostato a Tor Vergata e lì ho avuto la fortuna poi di recuperare, perché poi quell'anno che ho perduto in specializzazione l'ho recuperato abbondantemente in seguito. Si parla tanto di cervelli in fuga, si parla. L'Italia, per diventare più attrattiva verso gli scienziati, che cosa deve fare? Come possiamo far trionfare la meritocrazia? Cosa possiamo fare per evitare che succedano questi ritardi nella formazione dei giovani? Sì, l'Italia è un paese che contribuisce moltissimo alla ricerca internazionale, non soltanto europea ma anche internazionale. Gli italiani che lavorano all'estero sono apprezzatissimi, ho avuto modo di verificarlo personalmente quando ero all'estero e conoscendo poi adesso tanti colleghi italiani che ormai sono negli Stati Uniti o in Inghilterra o altrove. Purtroppo spesso in Italia non è possibile fare molto per tanti bravi giovani. Esiste una realtà un po' a macchia di leopardo, ci sono delle aree di grande qualità, in genere animate da persone, da direttori particolarmente illuminati che sanno stare al passo con quelli che sono i progressi della ricerca, eccetera. Altrove purtroppo non è così. Sì, mi sembra che stiano cambiando un po' le cose rispetto a qualche anno fa, anche la modalità di approvvigionamento delle risorse per la ricerca sta cambiando, non più una distribuzione a pioggia basata magari sui titoli accademici ma sul merito. Ci sono dei criteri ormai oggettivi, c'è una anche esternalizzazione dei progetti, così che vengono giudicati, i nostri progetti vengono giudicati così a livello internazionale, questo sta creando un meccanismo virtuoso. In alcune discipline l'Italia pubblica tantissimo e devo dire che sebbene molti italiani scelgano di stare all'estero, non ho conosciuto neanche un italiano che non abbia il sogno di rientrare in Italia. Ecco, questo lo devo dire. Mi fai chiamare Diego da tutti, dagli studenti. Gli studenti sono i tuoi amici. Quando deciderai di diventare un barone? Allora, diciamo che io penso che per certe cose ci voglia una certa simmetria, nel senso che effettivamente la lezione universitaria, l'insegnamento è una liturgia in cui ci sono dei ruoli che devono essere mantenuti. Tuttavia è vero, soprattutto quando gli studenti hanno superato l'esame di neurologia, quindi non li incontrerò più nel corso, e scelgono di fare la tesi e il corso di specializzazione con me, in effetti entriamo più in confidenza. Ma questo è un modo un po' per chiamarli a un loro passaggio, sono colleghi, da lì a poco saranno colleghi e poi sono chiamati a fare la loro parte, insomma uscire da un ruolo passivo a entrare invece in una comunità e cercare di contribuire attivamente con idee fresche. Purtroppo il tempo non ci consente di andare oltre, ci sono tante domande da fare. Un'unica domanda su un piano tecnico: studi tanto il sistema cannabinoide, cosa ci dobbiamo aspettare dal sistema cannabinoide? Il sistema cannabinoide ha delle enormi potenzialità terapeutiche soltanto parzialmente esplorate, è un sistema antichissimo che ha avuto tempo di
entrare a far parte in tanti sistemi di regolazioni cellulari, tante funzioni sono regolate dagli endocannabinoidi, quindi la motivazione, l'umore, il controllo dell'appetito, il dolore, eccetera. I farmaci cannabinoidi sono purtroppo legati dai problemi legati a un rischio di abuso, eccetera, ma c'è tantissima ricerca, noi contribuiamo, cerchiamo di dare il nostro contributo perché effettivamente è un ambiente in cui, da cui si può ottenere nuove molecole con potenzialità terapeutiche davvero molto interessanti. Un'ultimissima domanda con risposta anche di scienza e fede si possono conciliare? È una domanda difficile. Devo dire, ecco, io rispondo riprendendo quello che è stato la risposta che una domanda simile diede Jacques Lacan in un intervento a Roma che fece negli anni 80. Lui, ecco, erano anni in cui la psicoanalisi, il progresso delle scienze in genere sembrava stesse un po' svuotando di contenuti gli argomenti religiosi. Allora gli si chiese se prevedeva negli anni futuri, considerato il galoppare della conoscenza scientifica, una progressiva perdita di terreno della fede. Lui disse che non era così, tra l'altro andando un po' contro quello che aveva detto qualche anno prima Freud, che aveva scritto un articolo in cui parlava del cosiddetto l'avvenire di un'illusione, diceva l'illusione della fede andrà progressivamente a svanire man mano che la ricerca andrà avanti. Lacan diede una risposta diversa che io condivido, perché lui disse questo: per ogni nuova conquista scientifica, quindi per ogni nuova risposta, ci sarà contemporaneamente attaccata una nuova domanda, e queste domande saranno di natura etica, a cui la scienza a un certo punto non riuscirà più a dare risposta, ma soltanto la fede. Ed effettivamente è qualcosa che credo vediamo oggi, no? Tutti i problemi, la tecnica medica, la scienza medica oggi può fare di tutto, può generare senza genitori, può allungare la vita, può tenere in vita ammalati e attaccati a delle macchine, eccetera. Ma quando è lecito continuare in questo senso? Cioè, a un certo punto nascono delle domande, no? Il Papa ieri ha preso posizione rispetto all'accanimento terapeutico, eccetera. Cioè, la tecnica e la scienza lasciata a se stessa rischia di di andare un po' fuori da quello che dovrebbero essere i canoni normali. Quindi la fede ha ancora un ruolo, lo vediamo, i bioeticisti non hanno mai lavorato come adesso, tutte le questioni bioetiche che erano dimenticate adesso sono tornate in grande attualità come effetto dell'avanzamento della ricerca scientifica. Bene, grazie veramente. Sento il non politico Adesso è il momento dell'assegnazione del riconoscimento. In 10 secondi l'assessore Capone e l'assessore Foresi. Ma io credo innanzitutto che dobbiamo fare i complimenti all'Associazione Sanità che Cambia per aver organizzato questa serata e soprattutto per aver pensato di valorizzare in questo modo i medici di origine salentina. Siamo grati a lei, grati all'Associazione, perché davvero ci sentiamo orgogliosi di poter puntare su talenti che si fanno valere qui da noi e all'estero, che hanno simili riconoscimenti. Quello di oggi immagino che sia solo uno per lei, lei ha avuto già la cittadinanza onoraria qui nel comune di Lecce, ma veramente le siamo grati per l'impegno che ha profuso e per l'impegno che profonderà. E che dire, il professore è il nostro concittadino, quindi noi siamo onorati, diciamo, di averlo nell'albo dei nostri concittadini onorari, per cui grazie davvero per quello che fa. Diego sarà premiato da due eccellenze nel campo amministrativo, la Regione Puglia e il Comune di Lecce. Se Diego stesso vuole leggere cosa gli abbiamo. Allora leggo. Associazione Sanità che Cambia Puglia, le qualità nascoste, celebrazione e riconoscimento di eccellenze medico-chirurgiche in terra d'Otranto, prima edizione. Al professor Diego Centonze, quando la scienza diviene curiosità, svela la qualità dell'uomo. Lecce. Grazie. Grazie, veramente troppo. Abbiamo finito.